Sono oltre 190 milioni i chilometri che i mezzi ATM percorrono ogni anno, più della distanza tra la Terra e il Sole. Ma cosa c'è dietro a tutti questi chilometri? La parola d'ordine di ATM è manutenzione. Oggi entrerete a Teodosio, la prima sede storica dell'ATM. Ogni anno a Precotto facciamo la revisione generale a circa 70 carrozze metropolitane. Del resto, ve lo sarete chiesto certamente. Come fanno dei tram progettati quasi 100 anni fa a essere ancora perfettamente funzionanti, performanti e compatibili con le nuove tecnologie? È tutto merito del lavoro che viene svolto nelle officine ATM. Qui ogni mezzo viene controllato regolarmente, i guasti vengono prevenuti e gli interventi di riparazione realizzati in tempo record. Signore e signori, si aprono le porte. ...180 treni della metropolitana, 400 tram, 1500 bus e 140 filobus. Il numero dei mezzi ATM è davvero infinito e tenerli tutti sempre sotto controllo richiede impegno e organizzazione. La revisione generale è un momento particolare nella vita del veicolo. Quando raggiunge un'età abbastanza elevata, oltre i 10 anni, e una percorrenza elevata, oltre il milione di chilometri, per cui è necessario fare un intervento di revisione approfondita di tutto il veicolo. Nelle officine generali, squadre di operai specializzati si prendono cura di tutto il parco mezzi, effettuando quella che viene chiamata manutenzione straordinaria. Per rendere tutto più efficiente, ogni tipologia di mezzo ha la sua officina. Quelle di Precotto e di Via Teodosio sono specifiche per tram e metro. Quella di Viale Molise accoglie invece solo bus e filobus. Sono Luigi Di Stasio, sono responsabile dell'officina e del deposito Molise. È un deposito particolare per le sue caratteristiche e anche unico in Italia perché è su due piani. Abbiamo al piano terra una zona di rimessamento di filobus e anche di manutenzione e poi al primo piano, dove si accede attraverso una rampa interna, due zone di officina di manutenzione, una carrozzeria e un'officina meccanica e anche una zona di parcheggio. Le officine di revisioni generali hanno due sedi per i rotabili su ferro, cioè i tram e le metropolitane. Quella principale in cui ci troviamo, in via Teodosio, per la revisione delle vetture tranviarie e dei componenti delle vetture tranviarie metropolitane. E quella di Precotto per la revisione delle vetture metropolitane. All'officina revisione generale di Precotto ci occupiamo della revisione generale appunto delle casse metropolitane. Noi lavoriamo sia sotto un autobus, quindi dal motore, che può essere sia un motore diesel, motore elettrico e tutto l'impianto di trazione. Lavoriamo a piano dentro al veicolo, come nel reparto carrozzeria, dove possiamo fare tutti i lavori. Anche in questo caso una riparazione da un cristallo a una parte della carrozzeria del veicolo, piuttosto che al pavimento. E poi anche sopra il veicolo, sul tetto, dove troviamo ormai tutti gli impianti, sia dei filobus, ma ormai anche di tutti gli autobus elettrici. In questo cassone, per questo tipo di filovia, c'è tutto quello che riguarda la trazione e tutto quello che riguarda la generazione della corrente di bordo. Lui in questo momento sta facendo dei controlli sulle tensioni in ingresso. Chiaramente per fare questo lavoro in quota ci sono delle disposizioni che riguardano la sicurezza ben precise, quindi l'imbragatura, la linea vita, dei trabatelli. Troviamo nella campata principale, è una struttura dove lavorano circa 160 persone. Noi facciamo tutto qua, passiamo dalla parte elettrica, dalla parte carpenteria, dalla parte arredi, dalla parte impiantistica. La vettura entra in officina, viene tagliata in due parti, viene lavorata con l'infilaggio dell'alta tensione e della bassa tensione con i suoi 10 km di cavo. In questo momento i ragazzi stanno montando, come vedi, la resistenza di avviamento del tram. Prevediamo di terminare in circa 3 settimane.
Una volta terminate queste lavorazioni, viene posizionata sui suoi carrelli e verrà spostata in un'altra fossa dove verrà rimessa assieme. In questa fase verrà cortocircuitata il tutto per vedere se gli impianti elettrici siano a norma. Molte lavorazioni sono molto artigianali, cioè a chi viene dato il compito di lavorare ci deve mettere anche del suo. Non va solo a schema, a disegno. Al primo piano di questa struttura si trovano poi i laboratori in cui vengono fatte le revisioni di tutti i componenti montati sulle vetture tranviarie metropolitane, da quelli di tipo meccanico come una pinza freno a quelli di tipo elettronico per i veicoli più moderni. Abbiamo poi anche una parte di verniciatura, abbiamo delle officine meccaniche dove facciamo anche revisione di complessivi da porte, basamenti aste, dei filobus, motori elettrici, assemblaggio di motori elettrici, verifiche e controlli. In questo momento abbiamo appena finito di sostituire un motore di trazione di un filobus. Questo è un piano programmato. Lo sostituiamo per evitare rotture durante il servizio. Praticamente ogni 480.000 km sostituiamo preventivamente i motori di trazione, li revisioniamo per poi rimontarli e garantire altri 480.000 km di vita al filobus. Un tram o una metropolitana hanno una attesa di vita superiore ai 30 anni. È rimasta una sola officina in cui non siamo ancora entrati. È quella di Precotto, dove avviene la revisione generale di tutti i treni della metro. Tutte le linee metropolitane della metro di Milano passano da questa officina. Io sono Vincenzo Signorile, mi occupo della produzione delle casse metro, cioè la sostituzione in questo momento di alcuni componenti dopo X chilometri. Abbiamo visto rialzare una vettura completamente per poter accedere alle apparecchiature sotto cassa. Ecco qui c'è il nostro operatore che ha aperto il nostro pannello freno. All'interno ci sono delle apparecchiature che vengono sostituite appunto ogni milione di chilometri, in modo che per altri 500.000 chilometri queste apparecchiature non verrebbero più sostituite. Adesso vediamo la prova, si chiama la prova dei 10 colpi. Questo spessore qua simula l'eventuale presenza di persone che ostacolano la chiusura delle porte. Quindi la porta sente l'ostacolo e si riapre per 10 volte. Dopo 10 volte si riapre tutto. Adesso interviene la sicurezza e sblocca la porta. Ma a Precotto viene effettuata anche un altro tipo di manutenzione. Quella ordinaria, come quella che abbiamo visto al deposito di Messina per i tram. Noi abbiamo tre tipologie di treni, treni Leonardo, treni Meneghino e treni Revamping. In ambito della linea 1 ci sono manutenzioni che variano dalle poche ore, che sono poi questi controlli giornalieri, a manutenzioni effettivamente invece che durano anche parecchi giorni. L'operatore in questa configurazione riesce perfettamente a verificare la parte laterale del treno che per quanto riguarda treni Meneghino e Leonardo sono quelli dove abbiamo più apparecchiature. Oggi ci occupiamo della manutenzione dei 500.000 km, quindi stiamo sostituendo tutto quello che riguarda la frenatura pneumatica. Questo è il torno in fossa, è una macchina fondamentale in ambiente ferroviario e serve a riportare praticamente il profilo della ruota a norma, recuperando tutte le usure dell'impatto ruota-rotaia. E questo torno le riprofila entrambe, sia la destra che la sinistra. Ovviamente saranno delle ovalizzazioni. Facendo questa lavorazione vengono rigenerate come fossero nuove. Ormai lo avete capito. La manutenzione è qualcosa di fondamentale in ATM. Un processo continuo e laborioso che richiede tempo ed energia. Il nostro range di lavorazioni va dall'autobus più anziano a quello più nuovo in tutte le sue particolarità. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è vedere quando le lavorazioni terminano la rinascita di quello che abbiamo fatto. Qua entrano che sono abbastanza malandate. Al termine delle lavorazioni che ci presentiamo poi davanti al Ministero con una vettura tutta nuova e il Ministero ci dà l'ok, è una soddisfazione. Ed ecco terminato anche il viaggio alla scoperta dell'enorme organizzazione che sta dietro alla manutenzione del mondo ATM. Ricordatevi il tagliando della vostra auto,
forse ora non vi sembrerà più così impossibile. Nella prossima puntata seguiremo le squadre di armamento in azione durante i loro interventi notturni. Andremo alla scoperta di un altro lato nascosto di ATM che entra all'opera quando in città calano le tenebre. Questo è ATM Uncovered, il mondo ATM come non lo avete mai visto.